Bella per tutti, sto a fa il balletto per cori corci. Sì, perché oggi è il giorno che scaliamo le classifiche con la nostra Melody. Melody! Ma non solo, oggi facciamo anche qualche partita con voi, secondo me. Ma io devo portare avanti la mia streak di vittorie, ragazzi. Vedete, lì c'è un 11 infiammato. Dovrà diventare almeno un 30 oggi, Siete contenti? Brawl Stars vi piace un po'? Io sono contento pure io. Che io poi ci giocavo quando era uscito, poi l'abbiamo dimenticato. Però sono contento che è tornato. Ovviamente c'ho i miei amici con cui faremo un po' di partite, ma voglio invitare anche voi, ragazzi. Quindi state in campana. Specialmente quelli che sono già nel club. Poi facciamo un po' di posto, vediamo come gestircelo. Purtroppo sto club qui su Brawl Stars c'ha soltanto 30 posti. Quindi è un peccato. Ma se voi volete essere dei VGF e non ci state nel club di Brawl Stars, ci avete il nostro di club, il club serio. Potete trovare su club.lionvgf.it, che tra 7 giorni aprirà le porte. Quindi mi raccomando, io ve lo ricordo sempre, perché magari qualcuno non l'ha sentita la news: il club per diventare VGF sta per aprire tra 7 giorni. Ma già da adesso potete andare su club.lionvgf.it per vedere il countdown, che mancano 7 giorni. Io vi ho già rivelato che avrete la possibilità di ottenere, ovviamente compresa con l'abbonamento che si paga una volta per tutto l'anno e costa 25 euro per tutto l'anno. Potete fare in tutte le tabaccherie chiedendo proprio il club VGF, e il tabaccaio lì fa le cose sue come fosse una ricarica telefonica, vi dà lo scontrino, voi andate su club.lionvgf.it, lo riscattate e siete dentro. Questa è la carta personalizzata, il vostro pass approvato da Lion per certificare. Questa è la vostra faccia che voi avrete caricato per certificare che siete nel club. Questa ce l'avrete solo voi, questa è la mia, con la mia faccia, col stile dei nostri fumetti. Voi sarete parte delle nostre avventure, praticamente. Vi ho rivelato anche altri vantaggi che avrete. Ma una cosa che non vi ho detto, e che ve la dico oggi, ve la dirò tra pochi istanti. Così intanto iniziamo, poi tra poco vi do questo altro vantaggio, ve lo rivelo. Poi quando andrete sul sito tra 7 giorni ci saranno tutti i vantaggi spiegati. Però intanto io ve li rivelo uno ad uno. Adesso mi sposto un amico, poi tra pochi istanti vi dico quale sarà questo vantaggio in più che oggi vi do, vi rivelo. A te per primo oggi, una cosa, wow, è belli, sì, che bello, ciao. Tutto qua? Ma sono felicissimo, ma stai scherzando? Cioè io ti sposto per primo e tu non ti pisci addosso? Non hai sentito la mia esplosione di gioia? Non ho sentito la tua urina. Che schifo. No! Sei contento che oggi giochiamo? Sono molto felice. Sì, va bene. Non è detto che tu potrai giocare, però, perché insomma. Dai, i posti sono limitati, ti prego, per favore. Limitati, fammi giocare. Proprio per quello. I posti qua nella squadra sono limitati e forse per te non ce n'è. Però vediamo, Tanto mi sposto. Mi sposto a te, Ucci, vedi, lui si sta urinando addosso per devo la contentezza. Devo imparare da lui. Prima di vedi l'uomo su. Sei in una streak? No, perché l'ultima volta non hai spostato me. Ai, quindi avevi interrotto la streak. Sì, però stavolta mi hai spostato per primo. A cosa attribuisci il fatto che la scorsa volta non ti ho spostato prima, invece? Non lo so, me lo dici tu, per favore. Non so, potrebbe essere casualità o magari Fe è stato più bravo di te quel giorno. A fare cosa? Non lo so. Dicelo tu, dovresti saperlo tu, Oh, ti ha lavato meglio i calzini. Per esempio, potrebbe essere. Ciao, Lion! Tu sei anche in team con me, perché alla fine quello che conta è chi è in team, non chi è lì. Ha ragione il mocciolo, Ha ragione il mocciolo. Qua qualcuno ha un favorito su Brawl Stars, da un po'. Con lui si vince più spesso, comunque. Si dica. Ma non già vinci sempre. Tra l'altro, possiamo dire, ragazzi, che nel club VGF requisiti per entrare non ce ne sono. Ma nel club di Brawl Stars, purtroppo, ci sono requisiti di coppe. E noi possiamo notare che quello con meno coppe. No, non è vero! Non è vero! Ma chi è
quello scarso Nintendo. È Red, ragazzi. Io ci sto pensando proprio di andare sul suo profilo. No, fare espelli, ragazzi. Poi per voi si libererebbe un posto in più qui, eh. No, bellissimo, amici. Andare qui, prendere espelli. No, farlo. Andare qui a prendere spelli. No, gioco tutta la notte. Raggiungerò le coppe, te lo giuro. Vabbè. Che poi tra l'altro io non è che ne ho molte più di lui, ma ne ho comunque più di lui. E poi oggi ne faremo un bel po'. Io inizierei subito con una partita. Ne faremo tantissime. Allora, noi abbiamo la nostra Madolina. Com'è che la chiamavo? Questa qua si chiama Trombeira. Trombelodia. No, era Melody, ma lei strombazzava. Lei strombazza un po', però non era Melody, strecato. Questa qui, casomai, è Codelia. Che Codelody! Codelody, bellissimo! Codelia, Codelody! Va bene! Codelody, va bene! Allora, facciamo subito una partita. Ti voglio chiamare così! Non puoi. Vai, Fe, mi raccomando, Facciamo vedere subito. Siamo pronti a vincere di nuovo? Fe, sputati le mani. Così ci prepariamo, ok? Allora, vieni con me. Facciamo vedere subito. Iniziamo subito con una partita vinta, che dobbiamo mostrare. Assolutamente, come sempre. Se ti farà perdere. No, è illegale fare le macumbe. Stai zitto. Ti devo umilmente scusa. Benife, guarda come siamo forti. Ma ti seguo, fratello. Incredibile. Guarda, qua c'è una gemma che ci aspetta. Noi la prendiamo. Cogliamo. E adesso guarda come andiamo. Vieni a questo qua. Aia, mi ha fatto male. Aspetta. Prendo un'altra gemma. Mio fratello, tranquillo. Adesso mi subentro. Subentro. Metti una mano con le valigie. Subentro. Bravi io e te. Vedi? Prendiamo. Ma vinciamo sempre. Attento. Trombelodia. No. Attento. Fedovari. Che figura di me. Schifo. Hai perso perché è colpa di Fede. Zitto tu. Ricordiamo chi è che ha detto no, Fede, fai schifo all'inizio. È vero. Cosa fai, Non lo so, sono scarsissimo, scusa. Riproviamo, forza. Ma questo da sicuro che la vinciamo, riscaldamento, non eri preparato, eri un po' emozionato. Che cavolo, Mamma mia, ho fatto veramente schifo, Porca miseria. No, adesso Lion, parla per scusarmi, le vinceremo tutte. Cacchio. L'impegno. È stato un idiota schifoso, non lo so, scusa. Una vergogna. Attento, ti vuole concentrazione! Attento, quello! Vai! Che forte! Ok, abbiamo rischiato. Sei rottissimo! Ma non è vero, fratello, non è vero. Ma li sciolti! No, fidati che non è così. Attento a questo. Vai, ti seguo! Lo assaliamo? Vai! Ma quello, il pirata barba pappa! Barba no, scappa! Via, sei vivo? Sono vivissimo, fratello! Prendiamo la gemma! Mi butto! Guarda come ruota alle tue ruote! Attento! Sono morto! Non so come mai! Vai che sei! Vai, scappa! Caschio! Vai! Prendi le gemme! Ah, dice no! Sì, le prendono loro! Vai tranquillo, aspetta che spuoni tu, così vincerai! Ok, vai! Vai, ci sono! Vai, eccoti! Andiamo, vai avanti tu però, che a me mi sciolgo! Vai! Bravo! Ma questo Lion! Mi sono ciuccato tutte le gemme! Sono scappato! Senza nessun ritegno! Comunque, posso dire la verità che sta Melody non mi piace! Cioè, a me non mi piace! Non mi piace! Ti muove troppo! Fa solo quello! Magari non l'ho capita io! Qualcuno qualche consiglio, per favore, magari? Attento, è ritornato l'amico suo, Guarda come gli hai dato! Ho capito! Mamma mia! L'ho che capita! Botte l'hai dato! Allora, tu con le note che lei sputa non fa molto danno. Ma con quelle che le ruotano intorno, invece, fa molto danno. Un sacco di danni! Quindi devo posizionarmi più che altro. È il problema che devi pensare costantemente mamma mia, al punto schifo, preciso mamma in cui mamma mia, stai. Che vergogna! Scusa. Che vergogna! Che vergogna! No, 50! No, i soldi! Lion, ti seguo da ben 11 anni. Da quando hai fatto uno dei tuoi primi... Ho 21 anni, mi ricordo ancora... che ricordi, sei fantastico. Grazie, però no i soldi! Piuttosto, così ti compravi 2 anni di abbonamento al Club Lionico. Comunque ti ringrazio molto, sei gentile. Però non donate, ragazzi. Grazie. Li spenderò su Brawl Stars. Adesso infatti, poi tra un attimo andiamo a shoppare, ragazzi. Ci riempiamo le tasche e anche le sostanze. Fe, bisogna farne un'altra.
Va bene, ma sai già che vinciamo anche questo. Sì, ma poi abbiamo tempo, Stre. Vuoi che non giochi? Cioè, ah, sì. Che bello sei! Che voglia, cioè, giochi sicuro. Arriveremo a 2000 trofei. Ma Red oggi si addormenta. Red, ma che fai? Sono un imbecille. Come mi sono permesso a fare il tifo? Cosa vuoi fare il tifo? Non lo voglio il tuo tifo. Ma perché non vuoi il mio tifo? È come una malattia. No! Ma in che senso? Vieni, fai. Poi avanti una mano con queste valigette. Ci ho acchiappato con le era mie note. Eri un attimino indietro, Fe, eh. Eri un attimino indietro. Lo so, sono un po' lento, lo sai, uno schifoso. Pinguino zoppo che non sei altro. Vieni. Non sai neanche camminare, lui. Vieni, zitto. Vai, cammino. Vieni. La valigia è pesante. Dai, vieni, cosa c'hai dentro? C'ho un sacco di cose da pinguino. I ciuschi da pinguino. Attenzione! Mi hanno letteralmente trombato. Ma no, però come mai sta succedendo così, Fe? Secondo me è colpa tua. È colpa di Fe. È colpa mia, veramente? Va bene, adesso rinasco, non ti preoccupare, ti vengo vicino. Ti aspetto vicino. Qui. Tranquillo. Ce la facciamo. Ti attento dico che solo sta che arrivando, questi in questa lobby erano Diamond. Vai, trombiamolo. Oh yeah, trombazziate. Perché Melody ha la trombetta in mano. Non è un microfono, è una trombetta. Quindi lei cosa fa? Strombetta in giro, trombetta. Vai, la 11 gente. Vai. Trombettato, bravo. Allora, inizialmente una difficoltà non indifferente, ma poi è stata completamente ribaltata dal gruppo Lion FE. Bravo. Grandissimi, sempre bravo. Sul pezzo. Complimenti. Voi. Allora, adesso però è il momento di dare gli occhiali. Sì, nessuno ti caga, Stre, sgridalo un po'. Stai zitto, non sei al centro di nessun universo. Arrabbiato, però. Sei orribile, state zitto. Stre, un po' più arrabbiato, per favore. Nessuno sta parlando con te. Madonna, proprio così, così. Hai capito? Stai piangendo. Ho percepito. Sì, sto piangendo un sacco. Piangi bene. Oh, mi stanno arrivando gli inviti, ragazzi. Un attimo, tra poco giochiamo anche. Adesso è il turno. Un attimo, giochiamo con Stregatto adesso. Che bello! Intanto, grazie. Vi rivelo, attenzione, vantaggio rivelato oggi solo per chi si iscriverà quando inizierà il club VGF, cioè tra 7 giorni, al club VGF, appunto. Vi ricordo che potete farlo il modo più facile o sul sito direttamente club.lionvgf.it oppure andando in una tabaccheria e chiedendo di iscrivervi al club VGF. Allora vi spiego, ci saranno dei video esclusivi che vedranno soltanto i membri del club. Questa è una cosa molto bella perché per me vuol dire che io in quei video potrò parlare di qualsiasi cosa, perché quei video non usciranno mai al di fuori del club. Quindi saranno dei video elitari, esclusivo, segreti. Non saranno ovviamente dei gameplay, perché di quelli già ce ne sono tanti, ma saranno dei video più personali, più intimi, più proprio dove vi rivelo le cose che voi avete sempre voluto sapere ma che non avete mai potuto sapere, perché dirle davanti a tutti sarebbe stato complicato. E allora proprio in questo club risponderò alle vostre più intime domande che non hanno mai avuto la risposta definitiva, insomma. Ecco, questo penso che sia uno dei vantaggi più belli. Ci saranno tanti video che saranno proprio solo esclusivi per i membri del club VGF. Un vantaggio enorme, ragazzi. Questo solo vale tantissimo, perché sono video proprio privati, riservati solo ai VGF. È come se io vi includessi nella cerchia proprio dei miei amici e vi rivelassi il retroscena, il retro le quinte, le cose che succedono e che mai si possono sapere. Io! Tu le sai già che sei nel gruppo, no? Tu a volte mi escludi su certi dettagli. È vero, a volte lo lasciamo indietro perché è stupido. Vabbè, ma voi no. Adesso facciamo le partite. No, un'altra 50. Oh, ma porca. So che non vuoi gente doni, però tutti i tuoi libri, soprattutto ho sempre comprato le tue ovale ioniche. Grande! Ne ho prese 4 in più, mi abbonerò al club. Ma ti ringrazio tantissimo. State certi che chi entrerà nel club sarà incluso in moltissime cose che faremo tutti insieme. Non vi preoccupate, questo è proprio il senso del club. Avere una cerchia di persone su cui io potrò contare per fare progetti grandi, eccetera, eccetera. E ce ne saranno. E avere tanti amici! Non vi preoccupate, Stregatto non disturberà. No! In più... Scarso Stregatto! Vedete cosa ha fatto Stregatto. Non ti preoccupare, tu torni, tu adesso torni. Comunque io non so, ma non mi trovo. No, vai via perché. Vai, bravo, scappa. Non mi attacca. Prendi, non mi prendi. Se tu lo attacchi adesso, lui non ha più. Vai, sparalo, bravo. Vai, prendo io il subentro. Attaccalo di pronto.
Sono stato fuori! Pseudo trombettato! Bene, sta attento! Sì. Attento, bravo, sei forte! Vai, dai, l'ho finito io! Vieni, Stre! Ma che gioco di squadra! Sei stato bravo in fondo! Ah, tu sei stato bravissimo! Stai zitto! Ammazziamo questi. Sono forti, dai, sono forti. Togliamogli questa. Sei più forte tu. Togligliela, cacchio. Ma che muore. È morto, ma l'altro no, scappa. Scappa. Lei è tranquillo che torni. Sì. Guarda, non ti lo... Scappa. Non ti dietro. Bravo. Non ferma sopra, vai sopra. Prendi quella gemma. Aspetto te. No, non mi aspettare. Prendila, vai, scappa. Gliela fai prendere a lui. Lo stai uccidendo così. È tornato anche il suo, ripeto. Ma noi siamo più forti. Vai allora. Duro, gli abbiamo trombellato l'amico. Aspetta! Attaccalo! Non faccio un cavolo! Perché non faccio niente? È veramente, è drammatica questa cosa. Ma sta scappando questo! Ti giuro che mi sta dando fastidio. Vengo posseduto di nuovo. Probabilmente. Non mi trovo con questa melodia. È tornato di nuovo l'amico. Ma porco il demonio! Torna con Codalius dopo! Ti voglio vedere con Codalius! Con Codalius scotto! Ma con Codalius non c'è storia, eh. Aspetta. Vai! Codalius è potente! Vai! Perfetto! Sì, ma che parto sta melody, ragazzi, eh! Mamma mia! Però hai vinto lo stesso! Mamma mia! Ho capito, ma che parto! Ma quando si suda ma... è più bello! Che cos'era questo? No, che schifo! L'abbiamo sudato per questa partita, intendevo! Mamma mia! Oh, allora, ragazzi, il prossimo che leggo, che chiede dov'è Cico, quando noi siamo in quattro e stiamo facendo il nostro meglio per intrattenervi, voi pensate all'unico che non c'è, io vi giuro che sta con la live. Va bene. Mi offendo. Va bene, siete dei maleducati. Adesso mi metto a piangere, va bene. Mi metto a piangere perché nessuno si mette a pensare a Red che è qui per farvi divertire. Non è vero, era soltanto una persona che lo stava scrivendo, però era proprio ossessionante. No, ragazzi, dai, ve l'ho detto mille volte. Pensate a quello che avete, non a quello che oggi non c'è. Prossima partita, sempre con Stregatto. No, sì, ne hai fatte tre con me. Dai, fanno un'altra con Stre. Va bene, dai. Però sempre con sta melody. Io ti giuro che non mi ci trovo, mi fa schifo. Metti con Codalius dopo, Lion. Ma non posso, ragazzi, è nuovo. Ma perché stai ancora imparando? Perché è difficile. Ma con Codalius non ho avuto bisogno di imparare. Subito era Codalius potente. Codalius era potente da subito. Era devastante immediatamente. Ma perché c'era sintonia. È vero, perché lui era un fungo sardo. Invece questa qui è... Non mi piace a me questa qui. Aspetta. Te puntoni. Vai, trombiamo quello. No! E nel senso con la trombetta, ragazzi, con la trombetta, perché Melody ha la trombetta. Ma ce l'ho pure io in mano, esatto. La trombetta, guardala. Non ho niente di volgare nel discorso. Attento a questo. Ma io cosa tiro? Delle buste della spazzatura. Sì, no, delle note piccoline. Perché tiro cose piccole? Dove sei? Vieni qua. Vai, prendi la trombetta. Scombolo! Dai, attento, sei un po'. Ma hai visto come ho scappato? Niente, mi hanno caffuddato molto. Ma lì ci sono delle cose, fratello. Io le desidero quelle gemme. Mo ce le prendiamo. Il tuo amico ha straparlato, doveva sta zitto, invece non lo ha fatto. Brando, perché non stai un po' zitto? Perché non stai un po' zitto? Hai ragione, mi topperà la bocca. Guarda, guarda, ma cosa il maestro. Mamma mia, Stre, che forti, non fermiamoci. Scatto. No, scappa, bravissimo. Ottima fuga, hai visto, Fe? Ottima fuga. Ma sei bravissimo. Stre sta essendo decisamente poco utile. No, scusami, mi dispiace. Adesso ne salto in faccia. Dai, buttati. Pigliati questo. Mamma mia, santo Dio. Stre, sei crepato. Oh mio Dio, che mossa. Cavolo. Mamma mia, wow. Quanti chilometri di potenza ho espresso in questa azione? Ma tipo un milione. Infiniti, Lion, infiniti. Stiamo continuando la nostra streak di vittoria, ragazzi. Siamo a 16 vittorie. Adesso espellerò Stre e farò una partita con uno di voi. Attenzione. Sono uscito da solo. Allora, vediamo chi mi inviterà per primo, Aleandro, va bene. Let's stay calm. Sarà molto contento. Beh sì, ma 500 trofei. Vabbè. Ma è fortissimo. È potente. Dai, Aleandro, devi occuparti tu, Quindi tu dovrai trascinarmi in questa partita. Sta cambiando brawler? No, non è vero. Ok, ha riconfermato la scelta, d'accordo. Vediamo la potenza dei nostri amici. Mamma mia, che antipatico. Che schifo. Mamma mia, che schifo. Perché devi far così? Lion, questi sono forti. Mi immagino. Tanto anche Lion. Vabbè.
Io seguo Aleandro. Aleandro, devi dominare tu questa partita, eh. Io mi fido. T'ha già puntato qualcuno. Aleandro, perché non andiamo? Aleandro sta scappando. È un vigliacco. Oh. Sta aspettando il momento giusto. Ma ci stiamo facendo mettere i piedi in te. Oh! Che male. Ma non fa nulla. Oh, eccoci. No! Scusami, sì. Non farti strombazzare. Ho fatto il mio lavoro. Fatto. Scappo un po'. Subentro. Ho subentrato, ma scappo un po'. Bravissimo. Bravo. Oh, prendi la gemma, Aleandro. Attento che stai prendendo fuoco. Aleandro, che fai? Cazzo, non mi sto rigenerando. Ecco, no. Ecco. Sì, subentra la rigenerazione. Ok, ok. Mamma, questa partita. Mamma mia, che stress. A livelli. Bravo, Aleandro. Mamma mia. Ai. Che possente quello lì. Che quello lì pizzica, eh. Ma io posso sfondare le pareti con la mia potenza. No, non puoi. Ho preso la ciola. Fuggi. Sì. Sono di nuovo pronto. Vai, sei carico, Lion. È il momento di conquistare tutti. Devi fare un mordi e fuggi. Sei un assassino. Mamma mia. Quello lì era posseduto. Vado. No, quello lì è dietro il muro. Porca. Che botte. Aleandro è crepato. Madonna. Sono stato trombettato. Vabbè, però bravi Aleandro siamo stati. Mi sto divertendo. Ottima partita. Bravo. E hai mantenuto la streak. Cioè, secondi siamo arrivati questi qua. Per me erano veramente fortissimi. Erano veramente fortissimi questi. Ora facciamo un'altra partita con un'altra persona. Non posso espellerlo dalla squadra. Devi uscire tu. Ma come? Ah, perché sono stato invitato perché io. Perché lui ti ha invitato. Sono di nuovo disponibile, ragazzi. Un'altra partita con qualcuno di voi che mi vuole invitare. No, stregato. Ma che pippa. Vabbè, non posso rifiutare però, eh. Ragazzi, dovete essere veloci. Mi ha invitato per primo stregato. Vi siete fatti battere da stregato. Io ho già messo pronto. Che schifo. Stregato. Altra possibilità per me. Te. Dimmi, Lion, dimmi. Il demente del tuo amico è zitto di nuovo. Infatti adesso così sveglia. Oh, ascolta, hai rotto le palle però, eh. Non giochi se continui così, no, eh. No, voglio giocare, ti prego. Ma cosa sei, un NPC che muori tu? Voglio giocare. Sì, fratello, sono troppo stupido. Cioè, se non gli dai attenzione, si addormenta. Ma scusa, ma l'unica cosa che sai dire è voglio giocare. Io vorrei giocare con te per vedere le tue abilità da vicino. Digli qualcosa, ci sta distraendo. Ma cosa sei, un disco rotto? Infatti. Noi stiamo pure combattendo qui. Perché non parli di stare nel clan? Parla di noi, no! Siete fortissimi! Ma no, è un NPC, ragazzi, ma questo è un idiota! Oh! Lo è! Non mi sta tanto aiutando! Ma neanche a me, Red! Fratello, sei fortissimo! La gente sta ripetendo le cose. Destra, ci stroppano! Via! Scudo! Ritirata tattica! Questo, ma siamo! Va bene! Mamma, ce lo mangiamo! No, Red è una vergogna, Stray. Ci stava facendo perdere. No, veramente, sei schifo! Tu non giochi dopo! No, amici, potete farcela, sì! Sta a provare. Ma cosa... mi penetrano! Ci stampano! Madonna, Stray, sei vivo? Scappato, no, sono che tu. Che schifo che fai, però. Tutte nelle tue mani, sì, ce la puoi fare. Dai, sta melodia. Siamo solo in tre squadre, non è un problema. Va bene, mi metto qua, faccio la trappola. Bravissimo, che tattica. Ah, ecco, ti stai fermo, eh. Vai! Attacco! Ma comunque questa è una strategia da fare, secondo me. Stare lì mandinghi nel cespuglio, E poi li mordi. Allora, adesso fuori Stre dobbiamo dare un'occasione a un'altra persona random, Red, tu non giochi, te lo sto dicendo. Perché no? Perché sei un inutile. Va bene, guarderò te a giocare, fratello. Accetto questo ragazzo che ha rubato il nickname a uno youtuber, ma non è lui. No. Ha rubato il nickname, vabbè. Sai quanti Lion VGF ci sono su Brawl Stars? Tantissimi. Un po'. Oh, no, ma non voglio fare questo evento qui. Voglio fare questo qua. A me mi piace. Sopravvivenza. Hai messo KO? L'ha messo lui. Ah. Voglio fare sopravvivenza. Sto consigliando l'evento, ma non mi sa che questo a giocare solo questo evento. È la sua modalità preferita. Vabbè, dai, va bene.
L'hai mai fatta prima d'ora? Oh, ma questo dorme. Ecco. Ok, come funziona questo fe? Allora, devi sconfiggere il team avversario, sì, ben due volte per vincere. Ok, ok. Ben due volte. E se muoio, sì, esatto, posso rinascere? No, assolutamente no. Hai solo una vita. Va bene. Però tu, Lion, sei forte. Mi, ce impongo, la farai, lo sai. Mi impongo. Prepotentemente strofletto le mie appendici melodiose. Vai, fratello, fai vedere le tue abilità. Sì, duro. E sono morto. Beh, sei un dominatore. Ma Red, qualcuno gli dice che... Capisci quando è il contesto giusto? Dici che è un dominatore quando ha detto che lui è morto. Ma fratello, lo sai, no, comunque. No, qualcuno lo, dai, può dire. Dai, un imbecille, scusate. Dico tutto in modo stupido. Qualcuno... Ma è irrecuperabile. Non so cosa dire, veramente. Riprendilo. Red, ma che cosa fai? Sbagli pure a parlare? Io sono interdetto, Scusate, amici. Lui ride, è contento. Sì, veramente un botto. Ha detto Lion! Ma io non riesco a concentrarmi perché Red fa l'idiota. No, fratello, non pensare a me, la partita guarda, tua. Mi hanno tirato una palla in bocca. Bravo, grazie. Grazie. Scusami, non volevo passare sfortuna. Scusa, io che... Mi dispiace, è la colpa di Red. È vero. Si mette nelle orecchie. Idiozie a raffica. No, Red, ascoltami, devi dire cose sensate, capito? Ma è inutile che tu gli dici così, perché tanto è stupido, è un bot, cosa deve fare? È il suo, è programmato per dire cagate, dice cagate, capito? Ma non so come programmarlo meglio. Fratello, io metterei un dito, non dirò più cose stupide. Secondo me è lì alla scheda di programmazione, capito? Però non troviamo un tecnico e abbiamo pure perso. Ma è colpa mia, ragazzi, perché è colpa di Red. E mo? È completamente colpa non mia. Non mi sono divertito molto. La tua serie di vittorie. No. Conta. No, te l'ho fatto perdere. No. Ma sta merda di modalità, guarda. No! Ma scusami, ma io pensavo che non contava nella serie di vittorie. Era un'altra strada. Invece sì, e no, invece conta, contava. Per tutto. È globale. Ma vaffanculo. Ma veramente. No! Ma porca tro. Ma che. Ma cazzo, ma che mai, io non so. Provo a fare una partita con Gattinius. Vai! Magari questa la vinci, la vedo sicuro. Che ti piace. Magari questa la vinci? Sicuramente la vinci. Lui la vince tutto, no, Fè, cosa dici? No, non ti permettere di riprendere Fè, sai. Tu, brutto bot, che... otturato che però non sei. Però siete uno più sgravoso dell'altro, cioè, è da pazzi. No, è sempre lui, E non mi mette perdono! Perdono negato. Lion, concentrazione! Qua devi vincere! Devi rifare tutte le vittorie! Gattinius è contento. Vittorie, Lion! Pirouetta. Ok, bisogna ricominciare la streak, ragazzi. Dai, forza. Se prendo Coddalius, però, sicuramente la facciamo. Quello non ce l'è per nessuno! Aia, porca. No, il mio amico sta essendo posseduto! Mamma mia! Mamma mia! Ma che potenza! Gattinius, stai attento che ci inghignanus qua. Andiamo però, vai duri, vai. Ma che devo andare avanti io ogni volta? È un po' timido. Non essere. Attenzione, attenzione. L'amico è subentrato. Ma porco, ma quanto sono forti. Attento, ho capito, ma sono troppo forti, Gattinius. Sono stato trombellato. Ma ho capito. Ma è impossibile, ma con questi non si può giocare comunque perché hanno 320.000 coppe e a me mi mettono quattro dita, è impossibile. Guarda che forte, Gattinius, bravo! Che ottima performance. Ah, ecco che rientro in gioco. È tornato Lion, vai! Incredibile, incredibile, Gattinius è morto! Gattinius ha preso il ciombo. Ma tu lo vendicherai! Non penso proprio che succederà questa cosa che hai detto. Puoi sempre scappare! È quello che faccio. Oddio, dai, no! Lion! Madonna, ma cosa tira quello? La come da masticare! È una medusa! Ecco Gattinius che è tornato. Sono sopravvissuto sufficiente. Mi stanno addosso, attento! No, Gattinius, cazzo fai? È una bomba addosso! No! Aspetta! Niente, sono morto un'altra volta, ma ho capito, ma io prendo troppo penzolo, Bravo Gattinius, che forte! Gattinius, sei fortissimo! Veramente molto bravo! È il potere di averti in zitto squadra! Zitto tu, stai zitto! Che non sai fare nulla tu a confronto. Ma come? Perché non sei bravo come Gattinius, Non ho imparato da lui. Ecco.
Impara. Madonna mia, ma quello che... No, quello è Meg. Ma è gigantesco. Megalius. Io sono morto di nuovo. No, ma io ti giuro, Gattinius, concludi, fai qualcosa. No, Gattinius, ma qua è normale, mi prendo la colpa della, di questa sconfitta. Ma però entrambi i due team erano contro di te. Tu di sì. Vabbè, Gattinius. Comunque siamo arrivati terzi, che non mi bloccava la streak nel caso in cui avessimo vinto, Però vabbè. Vabbè, adesso faccio una partita con i miei amici che fanno più schifo. Io se lo merito. Vabbè. Grazie, non ti deluderò mai. Ma che cosa, ma che schifo. Ma è schifo da presentare. Il vampiro bagnino. Idiota. Che succhi la salsedine addosso alla pelle delle signore. Ma che schifo, ragazzi. Ma no. Vabbè. Che stupido demente. Possiamo fare i castelli di sabbia. Zitto, queste sono cazzate. Beh, almeno dai. No. Vabbè, va bene, andiamo. Impegnati, Mi impegnerò di certo. Ho visto, io sono fatto avanti. Andiamo a questi, vieni. Sì. Vai, però. Guarda, che schifo. Ma hai visto sarà che era dalla vergogna. Parte opposta lui. Sei una vergogna. Fratello, non sa giocare, ho bisogno di un corso. Di calci nel cu. No. Oh, vieni. Mi farò valere adesso. Guarda, un demente coltello mare, tutto pallido, poi che si ustiona pure al sole e muore da solo. Ah, ma fai qualcosa! Nulla, è inutile! Fai, riprendilo! Ma vuoi essere utile a qualcosa? Cazzo, finché non l'abbiamo insultato, non si muoveva, E continuiamo a mancare. No, viene espulso dal club. No, ti prego, dal club no. Te lo giuro che parlerò. Lo espelliamo anche dal club serio, club.lionvgs.it. Sì, lui non può entrare. Non si merita di stare. Mettiamo una didascalia. Io non posso entrare, la faccia di Red. No, cazzo. Ti prego, tutto mando. Proviamo un'altra partita, ma stai attento, Sì, starò attentissimo. Che sega, Poi con quella skin cosa poteva fare? Ma non ti piace almeno un po'? No. Lion, questa domanda è importante. Lion, ma se uso una maschera per la foto del club va bene lo stesso? Allora, considerate la foto che farete nel club. Dovrete farla bene, perché quello sarà il vostro avatar nel mondo dei VGF praticamente, ok? Verrà trasformato dall'AI, quindi non sarete riconoscibili. Perciò potreste usare anche la vostra vera faccia, è quello che vi consigliamo. Però se volete farla con degli occhiali buffi o qualcosa del genere, l'AI trasformerà comunque quella vostra immagine in un'immagine bellissima. Perciò potete fare un po' quello che volete. Però avete una sola possibilità. Poi l'AI vi dà 4 possibilità di voi trasformati in VGF, tra cui voi potete scegliere. Però fatela molto bene. Comunque c'è anche l'avviso. Vieni con me. Dai, fai qualcosa, però! No. Fai qualcosa! No, ma io non inutile, ci posso credere! Inutile. È morto un'altra volta! È morto un'altra volta! E sono morto anche! No, che allora! Va tolto dalla squadra, basta! Personaggio più scarso che abbia mai visto! Non si può! Non si può tenere! Stargamer ha fatto un'altra donazione a 50 euro, basta! Mi ricordo di tutti gli amici. Non si ferma più. Allora, tutti gli amici, quelli che hai elencato, sono ancora con noi comunque. Spero un giorno di far parte della tua fantastica squadra. Il club VGF, ragazzi, è proprio a quello che serve. Comunque, grazie. Però ti prego, basta. Ok, mi metti in difficoltà, che già qua ci sta pensando bagnino succhia stelle marine piene di idiota. No, vattene su. Allora, prima di tutto ma non vado, lo togliamo, ma non no, lo so. No, dal club no, ti no, prego. Dal club sì. No, ti supplico. No, al club no. Te lo giuro, mi impegno. E il più scarso se ne va. No, ti sto togliendo. No, non sono merito di stare qua. Ti prego. No, te lo giuro, giocherò tutto il giorno. Ogni giorno. Non farlo. Taglio. Per favore, non farlo. Guarda, non ti tolgo, ma... Grazie. Fai veramente schifo. Possibilità. Fai veramente schifo. Chi è questo Coral che mi sono trovato in partita? È un mio amico? Non so come sia entrato. Non ne ho idea. È una persona a caso o è un mio amico? Penso proprio di sì. E allora non voglio. Oh, ma mi sta entrando gente a caso. Ma chi sono? Com'è possibile? Ma è anche questo. Aiuto. Vabbè, gioca da solo. Forse ero in una squadra io. Mi sa. Allora adesso facciamo una partita con Stregatto. Sì, che bello! Mi ha invitato un altro, faccio una partita con questo. Ok, facciamo una partita con questo. Vediamo, che oggi tanto la streak di vittoria è andata a far benedire. Però almeno stiamo aumentando i trofei, giusto?
Tail assolutamente. Nel complesso, Red, io guarda. No, no, ti prego, ti ho fatto perdere un po'. È schifoso. Ma fatelo parlare, deve argomentare quello che ha fatto, forza. Fratello, io sono un imbecille, ma di trofei non ne hai persi così tanti, no? Ti prego, considera. Cioè, avete sentito quello che ha fatto? Ha cercato di... Sì, secondo lui non è molto grave che ha fatto e così. E butta schifo la colpa su qualcos'altro. Cioè, a momenti l'unica cosa che faceva era fare schifo con quel costumino da vampirino su Chiasa al Seline. Ma che ho tenuto col mio costumino? Ho capito, però potevi vincere almeno, no? Ma non sono capace. Non ho nemmeno vinto. No. Che schifoso. Aspetta che qui c'è il mio amico che sta in difficoltà. Subentro io. Tu sei fortissimo, mi segni. Sono subentrato, scappo. No, amico, cosa fai? Ci prendiamo il penzolo. Dovevo seguire lui. Invece ho dubitato. Perché lui faceva questa mossa e io non lo sapevo che lui poteva imbozzolare. Perché le altre persone hanno delle abilità utili e invece Red non faceva nulla? Ma perché io sono nato così, fratello? Non ho abilità utili. Più che altro succhiava. Red lo sapeva proprio usare. Succhiava la salsedine lui. Che schifoso, Red. Sei pronto per vincere questa partita? Non ci sei tu. Appunto, perché sono vincere. Dai, ho questo forti, attento. Infatti ho preso il ben ban. Ma ascolta, ma guarda, comunque questo fatto è strano. Ma può essere mai che noi, se usciamo dal nostro gruppo, si prende il banano a proprio così a compressione? Come mai? Ma noi abbiamo iniziato a giocare da poco, scusa. Esatto. Questi qua sono espertissimi. Sono Renato, io! È meglio che vado via, però. È meglio che vado via. Via di più. Bravissimo. Sempre. Via. Vai che ritorna il mio amico. Ora. 2-1. Rientrato. Vai, fratello. Bravo. È tutto il tuo adesso. Non è vero, perché poverino, l'ho rimesso lì in mezzo, ma non serviva a nulla. No, ci hanno pure messo le moto del pagliaccio. Porca miseria. Ma quella era la mia moto. Zitto tu. Sei orribile, sei. Sei fastidioso. Che schifoso. Parso. Carsissimo. Vuoi invitare me prima? Costa almeno vinci, corredo, no. Posso mettere Coddalius così? Ti prego, a me manca, non te lo vedo usare da troppo. Posso coddare? Perché? Coddalius, guardalo. Guardalo con la sua moto. Con Coddalius, Coddanius. Altrimenti con questa Melody, bellina però non a balla, secondo il mio modesto parere. Cioè, Coddalius e Coddalius. Il tuo parere da un pochino più esperto su Melody qual è? Scusa. Guarda, secondo me Melody non si può paragonare alla potenza di Coddalius. Cioè, Coddalius è un'altra cosa. È molto più forte. Ma corri, ti rapisce pure. Vai. Ok. Non è successo niente. Adesso si inizia se non fosse successo sembrerebbe nulla. Sembrerebbe che ci sia un problema di fondo. È colpa di Stre. Non vorrei poterlo dire, ma non penso che sia questa la verità. All'attacco, Lion! Vai nel tuo momento! Io vado all'attacco. È troppo. Pendolo. Niente, Stre. No. Si piglia il cazzo così. No! Non mi sto più divertendo. Cosa sta succedendo? Cioè, andava tutto cosa bene. Cosa è cambiato? Fino ai 1000 trofei andava tutto bene. Cos'è successo? Neanche più Coddalius mi dà delle speranze. Vabbè, che ormai ho 250 coppe con Coddalius. Riproviamo, Stre, basta. Concentrati bene. Siamo cattivi. Concentrati bene. Io faccio il tuo per te, te lo assicuro. Sto pregando per te, Lion. Asciugamanino. Mangiamo la nostra potenza. Vieni con me, Stre. Bisogna concentrarsi bene, però. Però la tua ombra. Va bene, fai quello che vuoi. Allora. Prendiamo questa e poi andiamo, vieni. Poi prendiamo questa qua. La dobbiamo prendere noi, Ecco. Ah, va bene, vai però, vai! Ah, favorissimo! Mamma mia, Coddalius! Ok, vieni con me. Ok, attento, Mamma mia, come ci insinuiamo! Ma questo! Bravo, bene, vieni. Attento che questo c'è la cosa! Nel mio mondo, me lo son portato nel mio mondo! Dai! Bravissimo! Abbiamo vinto, Ma sei troppo forte! Vabbè, sì, però ragazzi, non è che quando perdiamo si facciamo tutti... Cioè, dobbiamo anche essere coerenti. Quando perdiamo diciamo, e quando vinciamo, fortissimo. Così non è essere coerenti però, ragazzi. Bisogna essere coerenti. Fratello, l'importante è rialzarsi sempre come fai tu. Sì, caldo? Stai giocando.
Anche Anna voleva giocare. Non c'è spazio. Vuoi venire a fare una partita? Non vuoi venire a fare una partita, perché poi si perde con te in squadra come strecatto. Ma no, abbiamo appena vinto. Attenzione, attenzione. Poi devo ordinare la cena, ricordiamoci, perché sennò mi dimentico e poi non si mangia qui, eh. Vieni, vieni. Cosa mangi di bello? Tua mamma. No, no. Vieni, vieni, vieni. Vieni qui. Ma lei, ma lo sai che... Scusa, scusa, scusa. Lo sai che il tuo cerchio intorno... Sì, sì. Se qualcuno, se qualche nemico nella tua area ti ricarica la super. Ti ho detto dimmi, no, dimmi la no, cosa. No, però io parlo. Vabbè, almeno non sei un NPC come qualcun altro. Di che parli? Di te! Di uno schifoso! Vai, 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 stai, vai, vai, vai! Cosa faceva questo? Quel salto stupido, niente faceva. Mamma mia, no, bro, sei stato bravo, sei scappato! Dai! Prendi la cassa, vai! Vado, me la mangio! Va bene, fai come vuoi. Sei bravo a mangiare. Vai, Leon, conta tutti! Attento, 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 vai, tromba! Me lo porto nel mio mondo! Chi mi son portato nel mio mondo? A questo mi son portato nel mio mondo. Me lo ho detto che sei in mezzo a tutti i nemici! Ma che forte! Me lo son portato nel mio mondo e ho fatto tutto quanto. E mo' anche... Sei lontano da me! Mi son portato un altro nel mio mondo! Cioè, l'ho ammazzato e basta questo, in verità, però è uguale. Ma Stre dov'è? Ma Stre dov'è? Sto ricorrendo! Me lo porto nel mio mondo! Adesso mi porto a quello nel mio mondo e me... Tutti nel mio mondo! Nel mondo di Kodalius! Te li sei portati tutti via, io ti ho inseguito per un quarto d'ora! Comunque Kodalius, ragazzi, secondo me è più forte. È veramente forte Kodalius! Io ho la mia preferenza su Kodalius, poi ognuno ha la sua preferenza, ci sta! Ragazzi, voi qual è il vostro brawler preferito? Scrivetemi. Secondo me questa Melody è molto bella da vedere, è super simpatica e tutto quanto, però in quanto a potenza c'è di meglio, non so. Poi io non capisco nulla, cioè sono completamente neofita, però mi piace di meno. Melody è? Non ho letto, scorre troppo in fretta. Santa Maria, volevo leggere, c'era un commento su Melody. Magari c'era scritto che io faccio schifo, ma in realtà Melody è fortissimo. Non è vero! Zitto, non lo direbbe mai nessuno! Antipatico. Adesso tocca a Fe. Invitami, sei Lion, che bello! No, aspetta che sono di nuovo nella squadra di Stregatto. Addio, amico! Indovinate chi non giocherà più? No, perché parli di me, no, vero? Non parli di me! Oh, non riesco... Fe, non ti riesco a invitare... Lo so, okay, l'ho visto! Fatto. Arrivo! Dopo una partita con voi! Che vuoi? No, scusa, stavo parlando a proposito, scusa. Cosa vuoi? Mi dispiace. No, volevo dire una cosa stupida. No, ignorami. No, la dici la cosa che volevi dire. Dicevo che inizia ad essere difficile invitare le persone. Ma che scemenza. È per questo che mi sono... Che lorido! Che schifoso anche lui. Mamma, no, ma Red è molto più stupido e schifoso. Sì, Red è... Red è un po' un bot. Ho superato tutti i limiti. Red è tipo il bot che ti fa il test, il captcha, per vedere se sei un bot. Anche io tu. Non lo supero mai. Attenzione, attenzione, trombalo. Vai, vai, vai. Kodalius, sei morto? Sì, mi hanno contato di brutto. Ma com'è possibile? Non lo so, fratello, non lo so. Mi giro, mi giro, mi giro. Me lo porto nel mio mondo. Non se l'aspettava questo. Voleva fare quello che voleva fare. Ma con Kodalius se li porta nel suo mondo. Vai, vai, a questo, vieni, vieni, vieni. Vai, vai, lo svaligio tutto. Ma i tuoi bauli, ti giuro, fanno un po' cagare, Sì, mi sa di sì. Secondo me dovresti... Vai, lo svaligio però. Va bene, però puoi provare a cambiare anche tu, perché effettivamente... Sì, sì, dopo cambio. Mo' guardo... Le valigette non fanno molto. Effettivamente. No, attento, non andiamo, non andiamo. No, ti sturano pure. Vieni qua, vieni qua. Vieni, vieni, vieni. Attento. Va attento, Lion. Mamma mia, che poca vita però, Ma tu tiri dritto. Adesso mi porto uno nel mio mondo. Tu stai preparato, Sono preparatissimo, vai. Mi porto quello nel mio mondo. Me l'ho fatto nel mio mondo. Mamma mia, mamma mia. Sei troppo forte. Vero, Comunque con Fe si perde decisamente meno. Come niente. Mai? Come mai? Dimmelo tu. Non lo so, non lo so, forse sono emozionato quando gioco con te. Cioè, vogliamo provare, vuoi continuare con cambio? Tubino? Non lo so. Ah, se vuoi ho questo, però è un po' potente. Dai, proviamo una con questo qua, il bacino del sudicio. Zitto. Questo tu. È... Il bot ha parlato di nuovo, Come ti permetti? Ma torna a fare il captcha alla gente all'entrata dei siti. Vado a farlo. Vado a farlo. Ma come? Vado a farlo.
Vado questa, a farlo. Prendiamo questa, prendiamo questa. Vai, vai, prendiamo tutto noi, fratello. Tu cosa fai? Ah, io sei grosso, delle... buttati, 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 vado, buttati. Vado, guarda questo qua. Ecco, lei schifo hai fatto. Fortissimo. Hai fatto schifo. Guarda. Vai, 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 bravo, guarda, bravo. Guarda, guarda, no, non riesco ad andare. Niente, neanch'io. È un po' lento, però quel mimo era veloce e ha pure pianto. Ma scappa di brutto quello là. È vero. Aspetta qui, aspetta qui. Vabbè, vieni, allora vieni, vieni quello, vieni, vai, vai, vieni. Ti seguo, ti seguo. Bisogna prendere possesso qua, eh. Ma dai, ma scappano tutti! Mi porto uno nel mio mondo. Bravissimo, sì. Tu difenditi, Mi difendo, no, mi difendo. Questo qua che mi sono portato nel mio mondo. Scappa un botto. Ma sei qua. Ancora attento, attento. Cazzo, fanno malissimo. Bravo, mamma mia, cosa hai fatto? Hai visto? Attenzione a qua. Attento a questo che tira le palle. È un pallista, mi porto uno nel mio mondo. Sono morto, sono morto, vai, vai, fai qualcosa. No, ti sei fatto solo possedere. No. È meglio se questo non lo metti più. Fa schifo sta busta della sporcizia. Guarda, è un cassonetto, per forza. È un cassonetto. Ha una banana sopra. Vabbè, vabbè, vabbè. A te ti piace questo però. A me sì, piace molto. Però meriti di essere tolto dal team, mi spiace. Esatto, me lo merito. Troppo scarso. Allora, accetterò un invito adesso, ragazzi. Poi dobbiamo aprire tutte le cose del Battle Pass che non abbiamo. L'ho ordinata la cena, grazie. Me le sono ricordate. Riccardo non aveva giocato, va bene. Ah, è il primo, mi piace. Questo è fortissimo. È football però. Ah, va bene. Cosa bisogna fare? Devi mettere la palla in rete. Che volgare. Devi fare gol. Devi fare gol. La palla in rete. L'ho detto in modo meglio. Eh? In modo migliore. Cacchio, ma cosa sei? Che tu un bot? No, no, è successo, non so quando, ma è successo, allora, mi dispiace. La palla. Ecco, Dalius sa farlo, secondo me. Sì, sì, assolutamente. Guarda! Ho io la palla. Aia! Mi porto nel mio mondo! Ma c'è funghi che ti curi! Mangio i funghi! Nom nom, ma curano nulla. Nom nom nom! Me lo porto! Me lo sono fatto nel mondo! Aiuto! Ho la palla! Hai il pallone! E sono stato trombilato però. Aiuto. Tranquillo che tra poco torni, fratello. Perché qui l'obiettivo è solo mettere la palla. Esatto, fare due gol. Due gol. Abbiamo fatto un gol. Non ancora. Ma ora sì. Sì. Ma un solo gol era questo? Era solo uno. Va bene, secondo gol. Attenzione, lì c'è una sudicia dell'umido. Vedi, lì c'era un vampiro come Red, ma forte. Oh, Riccardo! Riccardo si è vinto! Che giocata! È bello, bello anche questo. Grazie, grazie di questa vittoria. Molto bella. Adesso farò un'altra partita con un altro di voi, però. Esco, quindi. Vediamo chi mi invita. Chi sarà il fortunato? Vorrei farlo io, però. Anthony, accetto. Vai, Lion! Che cos'è questo, sopravvivenza? Bel detto. Come si è permesso il bot di esprimere un parere? Ma come ti permetti? Torna a fare i captcha nei siti, ti dico. Vado a fare i captcha. Cretinus. Ma sì, ho capito. Ma che... potesti, ma tu di più. Anthony, io ti seguo, mi raccomando. Fai fare bella figura a Coddalius. Io ti seguo, imparo. Bisogna sempre imparare, ragazzi, da chi è più forte di noi, bisogna essere umili. Questa volta Coddalius è al servizio del suo amico Anthony. E tu tirerai dritto! Antipatico. E vincere questa partita, Anthony, fratello! Tu concentrati, non ti deconcentrare per la live. Concentrati sull'obiettivo, portare a casa questa partita. Anthony, ci hanno dato una sleppa in faccia. Mamma mia, che male! Che male, Anthony. Non farti mettere all'angolo! Coddalius è impaurito, però, Secondo me dobbiamo prendere... Dobbiamo andare, Anthony, però. Perché così cosa succede? Che ci prendiamo la banana e va bene. Quelli là non ho capito. Vai, vai, Anthony! Vai però! Anthony, ma cazzo! Vai! Bravissimo! Ci si impone con... No, nel puzzo! Vai, salta via! Salta via! Mamma mia! Vai, Anthony, mamma mia! Mamma mia, bravissimi! Coddalius comunque è duro, non bisogna... Coddalius è pur sempre Coddalius! Adesso, Anthony, appena ne arriva uno me lo porto nel mio mondo! E tu subentri! Attenzione, lì ce n'è uno. So che male. Aia. Ti hanno avvelenato. Che dolore. Ma io mi porto uno nel mio mondo adesso, Quello tira sacche scrotali, come è possibile? No! Ragazzi, che campione è quel brawler, è quello? Palle, man. È la signora delle paludi. Delle palle. Attento. Mi sono distratto qua. Mi porto uno nel mio mondo.
Attento però, Lion! Non vedo funghi. Ecco, un fungo. Ho permagnato un fungo. Mangia i funghi! Vai, ste funghi! No, molto male. Va bene. Ha preso possesso di te! Va bene! E quella signora delle palle però continua, No, sono morto, Anthony. Va bene, tu fai ancora, sei fortino. Fortissimo. Bravo, che campione ha lui, è molto forte. È Corvo! Ah, cazzo, quello che mi sto prendendo io, lo sto prendendo con gli scudetti io. Come si chiamano quei cosi con cui lo sto prendendo? Biglietti. I gettoni, crediti. Ok. Oh, sono ritornato. No, Anthony, no, Anthony. Codarius! Nel mondo, nel suo mondo! Da solo lei! Ti ha rapito, No, no. Però... Eccolo di nuovo, Codarius nel suo mondo! No! Ma porca miseria! Ottima partita, Anthony, ottima partita, ma va bene così. Porca zozza, bella davvero questa. Vabbè. Ero tentato di fare un'altra, ma anche lui, anche tu, Anthony, molta ottima partita. Cavolo. Facciamone un'altra con quello sfigato di Red, magari, boh. Senti, prego! Giusto per dargli una possibilità, Non che la merita, però. Grazie mille! Oh, c'è questo VGF Cursed che mi sta invitando a spam. Io volevo invitare... Oh, ecco. Ti ho invitato. Grazie! Ho messo il tuo preferito! Non ho niente di preferito quando si tratta di te. No! Cambio brawler? Ma chi... Come fai a invitarmi ancora? Oh! Allora l'hai pure silenziato! Allora proverò Fang. Che Fang pure era molto forte. Non delude mai! Un attimo! Perché ci abbiamo Foot Brawl? Per forza, perché ci hanno invitato a fa quella. Ma io non la voglio fa Foot Brawl, voglio fa questa. Oh. Sei pronto, fratello, per vincere? Vediamo di vincere. Cattivo! E vinceremo! Un valicentino per te, io lo sai! Vedi di non fare come prima, No, questa la E ricordati che, porca miseria, se domani non hai almeno 1000 trofei, vieni buttato fuori dalla squadra. Domani ne avrò 1500! Almeno. 1500 non credo, però... Attenti, vieni. Dove cazzo? L'ho fatto di nuovo! L'ho fatto di nuovo! Sono un idiota, scusa! Sei il popcorn! Sì, è vero. Li tiro. Mamma, che popcorn esplosivi! Vieni, tu. Mi senti, sto qua! Attento, vai! Pesta! Il nostro, vai! Pesta, non fai cose! Va bene, pesta anche quello! Il cazzo! Sì! Sì, ma tu non sei stato così. Ma utile, tu sei stato bravissimo. Guarda come fai il lecchino adesso per sperare di non essere cacciato dalla squadra. No, ti prego, non cacciarmi. Riproviamo. Vai, alla prossima posso entrare. Io ho preso una apposta solo per te. È probabile. Ah! Però non lo so, Vedremo. Segui Calcialius tu. Ti seguo di brutto. Piedalius era questo, mi ricordo. Piedalius. Segui. Ti seguo. Questa partita è nostra. Ma lo come sai? Mai la metà dei brawler sembrano un cassonetto della monnezza? No, sono quelli che metto io. Vai. Bravissimo. Affancumbalond. Vieni. Ottima performance mia. Lanciagli le scarpe. Sei bravissimo. Vabbè, lui è umile comunque, dai, bisogna riconoscerlo, se non altro. Vai, buttati! Ottima mossa! Vai, bravo! Ma abbiamo trebbiato, Nico! Ma anche tu qua, non hai fatto mica male, Grazie mille! Dove si nascondono gli ultimi? Sta piangendo, hai sentito? Sì! Per una volta è contento! Fratello, vuoi che mi faccio vedere? No, stiamo qua. Ci facciamo venire a prendere. Sì, bravi, che tattica suprema è questa? Spostiamoci qua. Ma dove sono? Hanno paura, se non nascondono te, nascondendo, Lion. Sono dei codardi. Ma che fanno? Inizia la caccia. Sono delle pusies. Dobbiamo trovarli. Speravano di scappare dalle nostre grinfie luride. Se la stanno facendo sotto si questi stanno, eccoli. Ma sono dei pipponi. Attento però, non sottovalutiamo i pipponi, che poi almeno non te l'aspetti. Ma quanto te lo fai? Calci in bocca si chiama. Ma sono lui, fratello. Vai. Il tuo compagno sta morendo da solo. Vado. Non è possibile, ma veramente.
Senza di te non riesci a farci. Il mio compagno, poi perché lo chiami così? Non è il mio compagno, è il peggio di una brutta situazione. Il amico! Quello che ti sei trovato in squadra. Esatto, è così, è più giusto. Scusa, quello che mi sono trovato in squadra, sei pregato di toglierti, perché qua è il momento di stregato. Sempre è una partita. Ah, che bello! Allora. Aspetto tanto il tuo invito. Porca. Vabbè, VGF Cursed merita una partita, dai. È destino! Bene. Mi spiace. Aspetterò. No, aspetterai. Io aspetto, aspetto. Va bene. Aspetta e spera. Sì, davvero. Sì. Va bene. Per davvero. Va bene. Davvero? Non so. Vediamo se si vince questa. Va bene, che bello. Ma il bot non mi incita più? Vai, fratello! Sono un robot! Sono uno stupido robot, vai! I robot non sono stupidi. Ma io sì, faccio la differenza. Va bene. Red è molto da missione secondaria. Sì, è tipo l'NPC che ha una linea di dialogo, esatto, in tutto il gioco. Attenzione! Popcorn! Oh, popcorn, è vero, ma me lo devi dire prima, però! Scusami, amico! Oh, forte! Mamma mia, abbiamo preso tutto quanto, abbiamo fatto pa! Bravo, UGF Cursed! Adesso, però, è il turno di stregatto, eh? Sì, che bello! Un'ottima partita performante questa è stata. Ah, stregato. Dai, ti prego, non invitate. Questa non è la invitato, Red, che schifo. No. Mamma mia. Ah, mia, no, non accetta, non ti permettere. No, non accetto. Cioè, tu stai mai fatto tutta questa perdita di tempo e sei un fornetto per biscotti luridi? Vabbè. Ma è una skin oppure... No, non è una skin. Meno male, almeno, insomma. Solo Red è stato capace. Quindi non ti compri una skin per apparire più bello ai miei riguardi? No, perché questa non ha skin bella. Che vergogna, Castre! Sei una vergogna, quindi. Io la coniglietta te l'ho anche fatta vedere. Sì, che è schifoso! Bella. Ma cosa pensi, che io sia un pervertito che va con le conigliette? No, ma no! Papà, ti pare! E allora perché l'hai messa? Ma perché è molto carina ed ero rosa come Melody. Attenzione! Vai, popcorn! Ma che bravo! Ho preso qualcuno? Non è sì, attenzione a quello! Arca miseria, è scappato, eh! Aia, mi fanno un po' danno! Vai, 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 vai! Te lo sai! Follow a Codalius nei piedi! Ma che cattivo! Ma che calci tiri! Non ho finito, eh! Tre quarti di map mi sono fatto! Ma che cazzo! Mamma mia, questo è forte, ragazzi. Ma che figata! Feng è potente, non Melody, suonetti, Melody. Cazzo, complimenti, Feng. Hai visto che bella partita? Sì, ma non è stata a merito tuo, eh. In minima parte. Facciamone un'altra, dai, visto che sei così in vena. Biscottoni per tutti! Vai, affrontiamo questa partita! Va bene. Tira i calci più forti del mondo! Tiragli le scarpe addosso! Vai! Vai, Piedalius! Assaggeranno i miei biscotti bruciati! Ma è un calcio rotante! Possenti piedoni di Piedalius! C'è un punticino qua sopra! Se lo prendo, prendiamo anche questo tizio! Mamma mia! Ma che cosa gli abbiamo fatto? L'abbiamo messo sotto 3 metri di terra! E lo mangiamo! Vieni. Attenzione, eh. Qua c'è qualcuno, secondo me. Eccoli. Guarda i popcorn! Popcorn! Bravo! Bravissimo! Bravo, vabbè, troppo forte! Troppo forte! Questo è veramente... Questo è indiavolato, comunque. È proprio forte. Non c'è niente da fare, sei imbattibile! Allora, per me... Dritto. Classifica tra quelli che ho io, ragazzi. Numero 1, Codalius. Numero 2, questo. Feng, anche detto Piedalius. Numero 3, Meg, che è forte ma non mi diverto molto. E poi chi altro ho io? Buzz, il coccodrillo. Buzz non mi ha fatto impazzire. Spike. Codex Velius. Il cactus. Quello era bello, effettivamente. Apriamoci un po' di questi premi, va, ragazzi. Allora, dobbiamo andare all'inizio, perché ne abbiamo 200.000. Ma quanti ne hai? Guarda qua, l'ho riscattato. Ma solo sei pieno qua. Quanto ci guadagno con sta roba? Tantissimo. Ma ci sblocco Corvo, mi sa, ragazzi. Perché a me è uscito Corvo e quindi lo devo sbloccare così, senza shopparlo. Sembra vero, eh? Hai lasciato le cemette dietro. Hai lasciato le tue chiappe. Qualcuno potrebbe manometterle.
No, non toccate. Non è vero che ho lasciato niente. No, le hai appena prese. Guarda quanti soldi. Ma c'è un sacco di roba! L'NPC ha fatto... Mamma mia, il coso! Cioè, ma ti sei... C'è qualcosa di bello! Ma perché non parli invece di faversi, eh? Hai ragione, sono un idiota! Mitico, oh, questo attenzione! È bellissimo! Erano solo dei soldi. Porti anche sfiga, oltre che essere un bot? Che porta schifo! Sfiga. Che schifo, cacchio! Che lurido, Red! Un brawler. Puoi sbloccare una tua puoi scelta! Puoi scegliere tra un brawler oppure 1000 token. Gettoni per sbloccare Corvo, però non ti bastano. Sto vecchio idiota. Questo è bello. Decido per lui, Gelindo. Lui Gelindo. È bellissimo. Gelindalius, questo qui è bello. Prendiamoci tutti questi soldi. Un pochino anche di stelline. Che di gemmine, simpatichine. Dai, forse arrivi a sbloccare veramente, Corvo! Piacciono. Che botta, mamma mia. È vero! Possiamo cacciarlo! No, non mi cacciate, amici, mi prego! Già cacciato da tutto, capito? No, gli tolgo l'amicizia. Non altro posso dove andare! Quello sicuramente, l'amicizia gliela devo rimuovere. Ma perché l'amicizia? Perché? Ma sbaglio, è ancora nel club? È ancora nel club. Ma ti avevo convinto, non ti ricordi? Ho capito, ma poi mi hai convinto a cacciarti di nuovo. No, cacciarlo! Dammi tre buoni motivi, pensaci, e poi mi dai tre buoni motivi per tenerti nel club. Ora ci penso un attimo. Non hai molto tempo, eh. E devono essere veri. Allora, il primo, io sono una risorsa molto... questo non è vero. No, cacciarlo, ne faccio altri. Una risorsa molto stupida, molto inutile. Molto interessante. Una risorsa molto poco risorsa. Ok, ne uno. Per equilibrare il team, voi siete più forti, ci deve essere un robot o no? Lo cancello. Ma che motivo? Il suo obiettivo è essere il peggiore team. Ma lo stai sentendo? Ma io non so cosa dire. Posso farvi divertire con le mie skins? Vabbè, questo ok, uno. Altri due. Quando hai bisogno di un'esultanza, io ci sono. Vabbè, quello ci sei anche da fuori dal team, però. No, ma i team sono più bravo a farlo, risultato. Sicuro? Sì, veramente. Abbiamo riscattato tutto, ragazzi, Per Corvo ancora, però purtroppo mancano altri 1000 biglietti. E quindi dobbiamo aspettare ancora un po', purtroppo Corvo non ce lo possiamo avere. Fidati che poi li trovi. Vabbè, io per il momento direi che però abbiamo giocato abbastanza, ragazzi, e mi fermerei. È stato molto divertente. Melody bella, ma non è nelle mie corde, però ci sta. Ci salutiamo, buona serata a tutti, buona cena e a domani con i video.